Mir, Cercom e Serenissima. Sono le tre anime che compongono il gruppo Serenissima e che qua a Cersaie esplicano le proprie potenzialità, a cui si aggiunge una ciliegina sulla torta, Cerasarda. Gruppo Serenissima è un gruppo fatto di diversi marchi che hanno un'identità propria e qua si vede perfettamente. Iniziamo a descrivere le identità che avete mostrato qua a Cersaie. Sono identità che sono nate nel marchio, vengono esposte in questo modo perché abbiamo un'identità più moderna, più minimale nel brand Cercom, un'identità più classica che è Serenissima, che comprende pietre un pochino più rustiche, dei marmi o dei legni, per finire con quelle un po' più fantasiose, un pochino più simpatiche anche da presentare nei piccoli formati, nella ricerca di qualcosa di più nuovo che è il marchio CIR, a cui, come detto prima, si aggiunge Cerasarda, che è un po' il nostro luxury brand, dove cerchiamo di fare cose molto artigianali, diverse e che attraggono molto le persone. Immagino che ognuno di questi marchi abbia un referente, un consumatore finale da catturare, per esempio in cerca, mi immagino, gli architetti. Ma noi cerchiamo di catturarli con tutti i brand, catturare tutti quelli clienti possibili. Chiaro che l'area Cercom più moderna va più verso l'architettura, verso il cliente probabilmente mitteleuropeo o in alcune cose facendo formati grandi anche verso l'estremo oriente, mercati australiani, eccetera. Nell'area Serenissima, che è ormai quella più vecchia come brand, nel senso che ha iniziato la sua storia col brand Serenissima, si lavora un po' worldwide. CIR piace un po' dappertutto, forse un po' meno dagli architetti che vogliono il minimalismo, ma poi c'è un'attrazione generale e abbiamo scoperto molto volentieri anche l'attrazione del piccolo formato nel brick, eccetera, nel mercato americano. Quali sono appunto i mercati che vi stanno dando le maggiori soddisfazioni? Diciamo che li stanno dando un po' tutti, con eccezione della Russia, ma soprattutto il mercato tedesco e americano sono i due mercati che lavorano meglio. L'Italia fatica ancora un poco, l'Europa comunque è un mercato molto interessante, è sempre stato e continua ad essere un mercato molto importante per noi. Poi esportiamo in 90 paesi, qualcosa andremo a fare anche negli altri.